Buongiorno, bentornati alla Casa delle Notizie del giornale di Vicenza. Tutti i giorni vi portiamo a Vicenza Oro a scoprirne le varie sfaccettature e siccome vogliamo portarvi a 360 gradi, dopo Vio Vintage, vi presentiamo un altro salone, vi portiamo in un altro salone importantissimo che da quasi 40 anni affianca Vicenza Oro e che è quello dei macchinari. Nato Oro Macchine, adesso T-Gold. È un settore importantissimo, presidente Gianluigi Barettoni, lei è il presidente dell'associazione proprio che riunisce i produttori dei macchinari, un settore chiave. Assolutamente, questo perché chiaramente non possono esistere i gioielli se non ci sono le tecnologie che li aiutano i nostri clienti nella produzione. È fondamentale la sinergia che c'è chiaramente tra noi e i produttori. Nasce un nuovo gioiello, nasce insieme a una macchina che magari riesce a realizzarlo più velocemente, in modo migliore, quindi sicuramente la necessità del mondo del gioiello di rinnovarsi, di fare cose nuove, ha anche dato un impulso al nostro settore dei macchinari in modo da poter sviluppare in continuazione nuove tecnologie e nuove possibilità di produzione. Sicuramente i due comparti di macchinari che hanno dato questa spinta enorme sono le tecnologie laser e le macchine per la prototipazione, che hanno permesso ai gioiellieri di rinnovare le loro collezioni con una velocità prima impensabile, e questo sicuramente ha dato anche un grosso impulso alla gioielleria italiana, perché hanno la possibilità di ogni fiera di proporre cose nuove, e questo sicuramente attrae un sacco di clienti, di compratori, ecco. Ecco, noi parliamo sempre di quanto sia importante il gioiello Made in Italy a livello globale, ma l'Italia è leader anche nei macchinari. Assolutamente, siamo leader, e torno a ripetere, grazie proprio a questa sinergia che noi instauriamo con i nostri clienti italiani e esteri per fare sempre cose nuove, per migliorare i nostri prodotti, e assolutamente siamo leader indiscussi nel mondo. E facciamo scuola, ci sono chiaramente nazioni che ci seguono, copiano, portano avanti i progetti, ma sicuramente se uno vuole vedere una macchina nuova o un'evoluzione di una macchina già esistente, deve venire a T-Gold. Essere copiati succede ai migliori, quindi. Sì, fa parte del business, fa parte del gioco, non abbiamo paura. Ecco, il presidente ha nominato i sistemi laser, le stampanti 3D per la prototipazione, che sono due dei filoni principali della sisma di Piovene. Abbiamo l'amministratore delegato Marco Salmaso. L'altro invece sono i macchinari per catene che sono proprio la tradizione, quindi voi avete tutto. Certo, noi abbiamo una vastissima gamma di macchine da catena, abbiamo oltre 150 modelli di macchine da catena che poi vengono declinati in N attrezzature, quindi non saprei neanche dire il numero della varietà del numero di catene che vengono prodotte con i nostri macchinari. E dal 2000 Sisma ha intrapreso l'esperienza dei sistemi laser, inizialmente per la saldatura e poi anche per la marcatura, incisione e taglio. E inoltre, negli ultimi anni, dal 2014 in avanti, abbiamo intrapreso la strada del 3D metallo. E per quanto concerne, come diceva il Presidente Barettoni, si parlava di prototipazione. Ecco, il 3D metallo è una macchina che consente di prototipare, ma anche di fare produzioni in piccoli lotti, in tempi veramente rapidi e senza, diciamo, quelle perdite di tempo che necessariamente si avevano prima in assenza della tecnologia, cioè non c'è una tecnologia comparabile che permette di realizzare un campione in tempi così rapidi con qualsiasi tipo di metallo prezioso e non. Ecco, laser e 3D comunque non sono solo relativi al sistema dell'oro, al gioiello. Che No. rivoluzione hanno portato applicati al mondo del gioiello? Noi vendiamo le stampanti 3D metallo sia nel settore della gioielleria sia nel settore del fashion, per esempio nell'occhialeria e non solo. E mentre fino a 3 anni fa gli operatori di questi settori erano un po' riluttanti a questa nuova tecnologia, però
mentre oggi cominciano ad avere un certo appeal proprio perché, come dicevo prima, consentono di realizzare prototipi e non in tempi veramente rapidi. Quindi negli ultimi 3 anni noi abbiamo avuto molte soddisfazioni in questi 2 settori. Per quanto concerne invece i laser, si accennava prima i laser, marcatura e saldatura, noi già nella saldatura abbiamo una vastissima gamma di saldatori laser, da quelli a lampada a quelli fibrati e da quelli diciamo più basici, come potrebbe essere il saldatore da banco, che abbiamo presentato quest'anno una novità, il modello Lynx, che permette, che hanno un sistema di visione molto più diciamo facile da utilizzare in alternativa al microscopio. Abbiamo presentato anche sistemi molto più sofisticati come il BSP Galvo, che è una testa di saldatura galvanometrica per saldature d'eccellenza e di particolare diciamo, interesse, soprattutto per l'alta gioielleria. Presidente, Tigold è affollatissimo. Sì, sopra ogni aspettativa. Cioè, avevamo buone prospettive, ci aspettavamo una buona affluenza, ma è veramente andato ogni oltre aspettativa la presenza di visitatori interessati soprattutto. Cioè, un conto è avere dei visitatori che vengono a vedere, ma abbiamo visto veramente tutti gli stand pieni, tutti gli addetti continuamente impegnati a spiegare le nuove macchine, a fare contratti. Insomma, a oggi siamo veramente molto soddisfatti per il risultato di T-Gol, sopra ogni aspettativa. Riflette anche un buon andamento di mercato? Ma sì, certamente. Adesso, vabbè, chiaramente la situazione mondiale non lascia sempre un po' preoccupati, perché chiaramente con questi problemi che ci sono nel mondo non ci fanno stare tranquilli. Però il 2023 è stato un anno eccezionale. Abbiamo lavorato tutto il comparto, per quello che ho, le informazioni che ho dai miei associati, il comparto ha lavorato alla grande, quindi questo vuol dire che insomma, ci sono prospettive buone per il futuro, nonostante tutte queste problematiche che esistono. E la nostra speranza è che questo trend continui, probabilmente si tenderà a stabilizzarsi, a magari avere qualche piccola crisi, ma vediamo che l'interesse, vediamo le grosse aziende investire, e questo è positivo, perché chiaramente porta sia occupazione come maestranze, e vediamo anche i giovani, le piccole aziende che vogliono crescere, vogliono acquistare macchinari, magari basici, però il fatto che si stiano creando in zone limitrofe a noi, vedi la Slovacchia, vedi la Jugoslavia, vedi la Serbia, scusate, non esiste più la Jugoslavia, insomma, per dire che la Croazia, vediamo che c'è parecchio fermento anche in questi paesi, quindi vuol dire che paesi che avevano una storia orafa limitata, stanno anche in questi paesi sta crescendo diciamo la domanda, questo è molto positivo. Ecco, T-Gold è sinonimo di innovazione, macchinari sono sinonimo per forza di innovazione, perché cercate sempre qualcosa di nuovo. Quanto è importante la ricerca nel vostro settore? La ricerca è fondamentale. Noi abbiamo presentato a questo padiglione delle novità che non riguardano soltanto prodotti nuovi, che l'anno scorso non c'erano, ma molte di queste novità riguardano anche prodotti esistenti che hanno già nel nostro portfolio i prodotti l'anno precedente, ma che nel corso del 23 hanno subito degli upgrade, in particolare software, che ne hanno aumentato le funzionalità e migliorato le performance. Come diceva prima il Presidente Barettoni, anche per noi il 2023 è stato un anno veramente miracolo record. Il comparto gioielleria e fashion è cresciuto poco meno del 20%. C'è qualcuno che ha parlato nel periodo post-Covid di revenge spending, perché le persone avevano finalmente la vendetta, hanno speso quanto più possibile, e devo dire che questo T-Gold, che è da sempre un termometro dell'andamento del mercato della gioielleria, è stata una bella iniezione di entusiasmo, perché nel 23 abbiamo assistito nella seconda parte dell'anno a un rallentamento degli ordini rispetto al primo semestre, il che faceva supporre che il 24 fosse un anno diciamo un po' in discesa.
E invece devo dire che le presenze di questa fiera qui stanno dimostrando il contrario, e io credo che sia stata una iniezione di sano ottimismo per pensare che anche il 24, se non sarà a livelli del 23, sarà poco, poco diverso, insomma, ecco. Presidente, voi siete il figlio di Vicenza Oro. Vicenza Oro ha 70 anni, voi ne avete, fate gli ANTA l'anno prossimo e siete qui figli come nelle aziende venete che non solo si appassionano ma fondano la propria azienda di successo che è complementare a quella del papà. Vi portano dentro finalmente con questi lavori? Sì, finalmente parte il progetto dell'ampliamento, della ristrutturazione dei padiglioni centrali. Questo ci permetterà di poter rientrare anche noi nel corpo centrale della fiera, sicuramente questo ci porterà dei grandi vantaggi, ma non solo a noi, io penso anche per gli orafi, perché come è stato dimostrato in questi anni, i clienti che vengono a Vicenza vengono per i macchinari e per comprare la gioielleria finita, quindi c'è una sinergia troppo stretta per tenerci distanti. Questi un po' mitizzati eravamo, no? Sì, diciamo che da un lato non è stato tutto così negativo tutti questi anni passati al padiglione 9, perché alla fine abbiamo visto i clienti interessati. Noi quando diciamo che il padiglione sta andando bene, e non perché vedi i corridoi pieni, perché magari ci può essere il curioso che gira e quello non fa, certo. Ma realizziamo il fatto che vengono per i macchinari e quindi abbiamo veramente il termometro di quello che può essere un momento positivo o negativo. Quindi questo ci ricordiamo dei tempi quando erano i primi tempi i corridoi vuoti, quindi sappiamo cosa vuol dire questa crescita continua che si è di anno in anno c'è stata per il nostro padiglione, e sicuramente porterà, ritornare insieme nel corpo centrale della fiera porterà dei grossi vantaggi a tutti e due i settori, sì, sia dei macchinari che della gioielleria. Diciamo che il fatto di dover uscire, prendere la navetta, venire da voi era già un soprattutto filtraggio in questa edizione di gennaio che normalmente il tempo non aiuta e quindi questo crea problemi, ma poi c'è un fatto che il nostro successo, io credo, dei macchinari è dovuto al fatto che instauriamo delle relazioni personali con i titolari delle aziende orafe. Questo non solo in Italia ma anche all'estero, e sicuramente essere qua, la possibilità che i vari titolari delle aziende orafe possano venire a farci una chiacchiera, aiuterà sicuramente ancora di più perché adesso per potersi muovere è quasi praticamente difficile perché si perde del tempo. Quando saremo ancora anche noi nel corpo centrale sicuramente porterà a un'energia ancora maggiore per tutti e due i settori, sono convinto. Sì. È una richiesta che voi fate da anni. E da tanti anni. Sono diventato, i capelli mi sono diventati bianchi. A forza di chiedere di tornare. Ecco, il presidente di IEG adesso ha detto che adesso investirà 60 milioni. Esatto, quindi auspichiamo che nel 2026 dovrebbe essere qui, insomma, che per noi. Faremo una grande festa. Anche IEG ha detto che è meritato, anche perché siete il salone di Italian Exhibition Group con il più alto tasso di soddisfazione da parte del pubblico. Sì, certo, chiaramente è un padiglione un po' limitante per sia come spazio, perché tutte le nostre aziende hanno bisogno di più spazio e ci sono aziende nuove chiaramente di qualità che vorrebbero entrare nel padiglione, perché visitandolo si rendono conto dell'importanza di essere qui, quindi speriamo veramente che il progetto si realizzi nei tempi giusti, che tutti spingano, noi siamo disponibili a venire qua col piccone e aiutare a buttare giù la vecchia, famosa e gloriosa chiocciola piramide della Fiera di Vicenza che io ho visitato quando ero bambino con mio padre. Quindi ti dico, è veramente, aspettiamo con trepidazione questo momento di poter rientrare. Finalmente, allora, sarà un pensiero in meno per me e per i miei associati. Allora, intanto che il presidente mette in ghiacciaio il vino rigorosamente veneto per brindare al nuovo padiglione interno. Noi invece vi salutiamo, questa edizione è stata un pochino più corta, domani sarà l'ultimo giorno di Vicenza Oro e quindi
commenteremo con i presidenti di categoria un'edizione che, già vedendo le file, deve essere stata positiva, ma ce lo racconteranno loro domani. Arrivederci.